Ciao ragazze, ciao ragazzi, come anticipato nel video precedente, un video acquisti, quindi nulla, ti lascio giù nell'info box la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare che ho acquistato nell'ultimo periodo. Ho fatto un acquisto, proprio nell'ultimo periodo ho fatto un acquisto online, ovviamente perché non possiamo andare per negozi, ma ci sono anche altre cose. E c'è anche un regalo di Natale. Partirei subito da questo perché ce l'ho in mano. Allora, praticamente vi mostro la scatola perché le scarpe le tengo fuori, che sono quelle che utilizzo quotidianamente ormai. Sono le scarpette da ginnastica della Nike, della Linea. Sono le VU Air Max 720 in black. Scarpe mi sono state regalate da mia zia a Natale. Ora, ovviamente, che esco soltanto per portare Amelia a passeggio, sono le scarpe che sto utilizzando quotidianamente. Comunque mi piacciono molto, sono molto comode. Mi piacciono ovviamente quando sono in tenuta sportiva, mi piacciono anche sotto i jeans, molto sotto i jeans. All'inizio avevo storto un po' il naso per la bombatura che c'è alle spalle dietro. Però non sono così eccessivamente bombate. Poi sono comodissime, sono scarpette da ginnastica, quindi che lo devo fare? Allora, proprio stamattina ho acquistato il tonico rinfrescante alle acque di rosa, che utilizzo da sempre, il mio tonico preferito da sempre, perché mi ero dimenticata che mi stava per finire, quindi l'ho visto, sono dovuta scendere un attimo per comprare il collare antipulci al mio cane, mi sono ricordata. Io ho acquistato il tonico. Poi online sul sito Idea Bellezza, vi lascio giù il link del sito. Ho acquistato queste creme della Venus, della stessa linea, quella la Gelatina Reale. Sono la crema giorno e la crema notte, purezza e giovinezza. Protegge e nutre in profondità e combatte i segni del tempo, le rughe e i segni del tempo. Ripara e nutre in profondità, contrasta e riduce i segni del tempo. Quindi è praticamente la stessa crema, ma in versione diurna e notturna. Sto finendo la crema che sto utilizzando in questo periodo, quindi a breve le metterò in funzione. Sono molto curiosa. Mi sa che è la prima volta in tutta la mia vita, fino a 36 anni, in cui utilizzo creme della stessa linea giorno e notte. Di solito o prendo una crema che va bene sia per il giorno che per la notte, o comunque non sono della stessa linea, della stessa marca. Anzi, questa è proprio la stessa linea. Poi ho acquistato la crema contorno occhi e labbra elasticizzante biologica con estratti di rosa della Biocaloderma Linfe Vitali di Bellezza. Anche il contorno occhi mi sta terminando, quindi a breve inizierò a utilizzare questo prodotto. Poi una mia compagna di volley mi ha omaggiato, prima ovviamente che lo sport diventasse cosa proibita, comunque di due saponette dei provenzali, hashtag biovero per donne vere, carino. Dedichiamo a tutte le donne un nuovo fiore, quello della bellezza biologica. Io utilizzo molto le saponette, mi piacciono molto, specialmente in palestra. Le trovo molto comode, specialmente quelle nutrienti, così non mi devo portare ovviamente la crema dopo per la doccia, per la palestra. È un lontano ricordo, è un triste ricordo. Mamma, non vedo l'ora di ritornare in palestra. Ho riacquistato, come avete visto nel video precedente, mi era finita la lozione schiarente della Schulz e sono andata in Mantinenti ad acquistarla e ora lo inizierò ad utilizzare perché ho una ricrescita di 20 cm che fa paura. Ne ho approfittato, c'era in offerta anche la maschera ristrutturante con camomilla, pappa reale e germe di grano che ho già utilizzato in passato, che a me era piaciuta tanto e ne ho acquistato una confezione. È una maschera molto corposa che nutre veramente in profondità i capelli e li lascia morbidi, splendenti, profumatissimi, che lo dico fa.
Poi ho preso dalla mia zia della Flormar la matita Ultra Back Liner e un dip incolla. C'è il numero? Vabbè, mi sta finendo la matita nera, quindi questa era in offerta e ho chiesto a zia di prendermela sul catalogo Stenom. Sempre della Stenom, mia zia mi ha dato questa crema nutritiva ricca in nutriente, la All Purpose della linea Face and Body Care. Pelli normali e secche, io lo utilizzo molto spesso questi cremoni belli forti, tipo i gomiti, se faccio l'impacco alle mani, ai piedi, diciamo nella parte del polpaccio che ogni tanto si diventa più si screpola e sono buoni, mi piacciono molto. Questa è un'edizione speciale, sì, perché è rosa con i fiorellini, carina. Profumo di fiori di cotone e latte di mandorla. Interessante. Vedete, c'è il foglietto illustrativo. Ok, appena finirà. Ho diverse creme corpo da utilizzare in questo periodo. Io non credo che lo utilizzerò a brevissimo. Poi mio padre è andato, prima ovviamente della quarantena, a fare un corso. Mio padre è agente di commercio per i dentisti e l'hanno omaggiato con questa sfera che praticamente non è nient'altro che un burro di cacao, ma è praticamente a sfera. Ovviamente sono i gadget marketing che danno. È carinissimo. Peccato che c'è il sistemi sbiancamenti, ah, l'opale scienze, i sistemi sbiancamenti dentali, quelli che andrò a utilizzare dopo che avrò messo l'apparecchio, sì, perché la mia venerante età di 36 anni, appena finirà l'apocalisse zombie, ritornerò dal mio dentista perché le mie mascherine sono pronte e ricomincerò con l'apparecchio. Io ho portato l'apparecchio quando ero molto piccola, fino, non mi ricordo se andavo già alle medie, forse sì, andavo già alle medie. No, ero già alle superiori quando ho tolto quello fisso. Però puntualmente, ma lo sapevo, mi sono nati i denti del giudizio e mi hanno ridevastato la bocca, quindi ora devo riportarli, riportare specialmente quello di sotto tutto in asse, perché non mi piace. Non mi dà fastidio, ma è una questione estetica, non mi piace. E dopo aver sistemato i denti con l'apparecchio, mi farò uno sbiancamento non eccessivo perché non mi piace i denti troppo bianchi tipo Barbie, però uno sbiancamento naturale, quindi che faccia vedere che ho fatto un lavoro ai denti e quindi posso mostrare un bel sorriso. Che dirvi più? Nulla. Io spero che con questo video ti abbia fatto compagnia. Se ti ho fatto compagnia, ovviamente ti invito a mettermi un pollice in su. Se non vuoi perderti i prossimi video, giù nell'info box e nell'ultima schermata trovi il tastino dell'iscrizione. Io ti ringrazio per avermi aperta. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!